Gli altri hanno visto quello che c'è già e si sono chiesti perché. Io ho visto ciò che potrebbe essere e mi sono chiesto perché no. L'aveva detto Pablo Picasso. Oggi vi voglio parlare della creatività. Io sono Paolo Sabatini, fotografo e videomaker di professione. Realizzo principalmente spot pubblicitari, che sono la mia specializzazione e anche la mia grande passione. La parola creatività determina la capacità cognitiva della mente di creare e di inventare. Spesso noi crediamo che la creatività e l'ispirazione siano innate, per le quali non occorre fare niente, tutto arriva perché deve arrivare, però questo può essere vero solo in parte. La creatività si sviluppa grazie a collegamenti e associazioni tra pensieri e immagini, però anche suoni, progetti, azioni, in base alla nostra capacità di analizzare e sintetizzare le idee e di metterle in contatto tra di loro. Si tratta semplicemente di usare una nuova prospettiva di ragionamento. Io credo che la creatività può essere, non può essere insegnata, ma certamente può essere aiutata e stimolata. Quindi per sviluppare la creatività bisogna allenare la mente, occorre tenere la mente aperta. Non si può aspettare che l'ispirazione arrivi da sola, bisogna muoversi e mettersi al lavoro. Quindi oggi vediamo se riesco a darvi almeno 10 consigli che possono aiutarvi a sviluppare ogni giorno la vostra creatività. Primo punto, la base, tenere un diario. Tieni sempre a portata di mano un diario, un quaderno o un notes sul quale prendere degli appunti. Spesso accade di avere una bella idea e di sprecarla perché te la dimentichi. Annota tutte le idee appena arrivano alla mente, qualunque cosa catturi la tua attenzione. Devi semplicemente appuntare tutto quello che ti passa per la testa stimolato da qualunque cosa che succede durante la tua giornata. In questo modo potrai recuperare sempre quando ne avrai bisogno, potrai guardare il tuo diario e stimolare l'ispirazione. Quando torni sul quaderno, però, usalo per dare vita alle idee. Legali insieme tra di loro e adattale alle tue esigenze creative e a quelle del tuo progetto. Il secondo punto, trova il momento. Ritagliati uno spazio, un momento di tranquillità, dove poter stare da solo con te stesso e affrontare la concentrazione all'interno di te, anche solo per pochi minuti. Io, per esempio, lo faccio la mattina appena mi sveglio. Quella mezz'oretta che rimango nel letto a pensare, a riordinare le idee per organizzare la giornata, in quel momento spesso vengono delle idee collegate a dei lavori che sto facendo, me le appunto, e quando sono sul lavoro, sul set, ho già una base di partenza. Adesso voglio raccontarti una storiella. Nella meditazione si dice che l'idea è come una piccola bollicina d'aria che si sprigiona sul fondo del mare e che piano piano viene a galla. Quando la bollicina fuoriesce dall'acqua è il momento in cui dici idea. Provi a immaginare allora se riuscissi a raggiungere col tuo pensiero la bollicina durante il tragitto che la porta in superficie e piano piano interagisci con lei, la trasformi e la plasmi a tuo piacimento. Questo è il tuo obiettivo. Terzo punto, crea un ambiente adatto. Trovarti in un ambiente inadatto, disordinato e caotico può essere una forte limitazione alle tue prospettive. Mantenere ordine nel tuo studio o nella tua casa è un buon inizio. Poche parole, devi crearti un ambiente pulito e ordinato, ma che non sia noioso. Prova a lavorare nella tua cucina di casa e poi passa negli uffici di un'agenzia di pubblicità. Sentirai elettricità dentro di te, ti renderai conto che l'ambiente circostante è importante. Quarto punto, metti sempre tutto in dubbio. E questo vale non solo per la nostra professione, ma per la vita in generale. Poniti sempre delle domande. Domandati sempre il perché delle cose che fai. Analizza in profondità il procedimento lavorativo e mettiti sempre in gioco. Devi avere il coraggio di farlo. È un enorme vantaggio. Se non lo facessi, dovresti piuttosto avere il timore di usare soluzioni inadeguate. Se parti dal concetto che esiste sempre una soluzione migliore che ti consente di risolvere il problema, non avrai più limiti. Quinto punto, scegliti un partner. Trovati una o più persone vicino a te, a cui puoi raccontare le tue idee. Qualcuno che ti conosce e che possa mettere in discussione e che ti possa anche mettere in difficoltà quando e quanto necessario. In questo modo riuscirai a guardare le idee da angolazioni diverse dalla tua e avrai a disposizione altri punti di vista, un'altra prospettiva. Sesto punto, usa gli occhi. Impara ad usare i tuoi occhi come uno scanner. Tutte le immagini intorno a te sono e devono essere fonte di ispirazione. Qualunque immagine, oltre ovviamente alla realtà, giornali, cartelloni pubblicitari, film, cartoni animati, perché no?
Impara a guardare la televisione con occhi diversi, impara a vedere il come e perché è stato fatto, guarda lo schema di luci, cerca di capire il significato di quello che viene rappresentato sotto forma di immagini. Gli occhi comunicano costantemente col cervello, lo stimolano in continuazione e per noi sono la principale fonte di energia da cui attingere. Dobbiamo però allenare la nostra concentrazione a non far perdere mai il significato di quello che vediamo. Dobbiamo dare informazioni al nostro cervello perché lui possa creare con l'immaginazione le nostre idee. Come settimo consiglio, riposa la mente. Trova sempre il modo di lavorare tranquillo. Dai riposo al cervello e ai tuoi pensieri di tanto in tanto. Non focalizzarti solo e sempre sul lavoro e sui mille problemi che ti circondano. Se ti senti inconcludente, e quante volte può essere capitato a noi che sei sul set e non riesci a trovare una soluzione, non riesci a fare quell'illuminazione, non riesci a fare quel movimento, quell'inquadratura, e piuttosto che perseverare esci, fai una passeggiata, incontra un amico, fai qualunque cosa ti dia serenità e tranquillità e stacca la spina. Per staccare la spina ti consiglio di programmare, se ti riesce, qualche attività sportiva. Fai assolutamente sport, è molto importante. E comunque ricordati che una mente stanca non potrà mai creare nuove idee. Ottavo consiglio, accetta il fallimento. Solo per citarne alcuni, la scienza e i grandi innovatori, e quindi anche le persone creative, sono riuscite spesso a ottenere dei risultati impensabili, compiendo nelle loro prove degli errori. Queste esperienze prevedono una serie di fallimenti inevitabili. Posso dirti semplicemente che se le cose non vanno per il verso giusto, devi essere cosciente del tuo fallimento e sapere di aver imparato qualcosa in più. E quando ti rimetterai in pista, fallo consapevole di essere migliore. Come penultimo punto, il 9. Come consiglio ti dico, cresci il bambino che è in te. Perché chi di noi non ha dentro un Peter Pan? I bambini. I bambini hanno una curiosità immensa, sempre alla costante ricerca di qualcosa. Non hanno preconcetti, qualunque tipo di limitazione e affrontano sempre le situazioni con grande sicurezza perché si sentono protetti. Fateci caso come corrono incontro a dei rischi incredibili, con grande facilità, senza paura. Loro sono semplici, le loro idee non saranno molto articolate, ma i loro sogni sono grandi abbastanza da non farli smettere mai di provarci. Trova il bambino che c'è in te. Quello che eri una volta. Dimenticati per un attimo le difficoltà, le responsabilità che hai adesso da adulto. 10. L'ultimo consiglio. Non porti limiti. Perché innanzitutto i limiti sono un problema e come tutti i limiti vanno affrontati senza paura in modo deciso. E il fatto stesso che ne cerchi una soluzione aumenterà considerevolmente la capacità del tuo cervello. I limiti sono una lama a doppio taglio però. E quando parliamo di creatività, perché tutto dipende da come vogliamo vederli. Il semplice fatto di avere un limite ti costringerà ad usare la mente in modo nuovo e innovativo. Pensa se devi fare un lavoro come fotografo o videomaker e disponi di una sola ottica, perché ti sei dimenticato a casa un po' di roba, una borsa. Con un solo strumento a tua disposizione dovrai sforzarti di trovare la migliore soluzione per rendere migliore la composizione dello shooting. In poche parole, ti alleni a trovare nuove soluzioni insolite ma efficaci. Puoi vedere queste situazioni come solamente come un limite, perché di fatto lo sono, oppure riconoscerle e sfruttarle per liberare la tua creatività. Bene, con quest'ultimo punto chiudiamo questa chiacchierata e mi auguro che possa esserti stato utile. E se ti interessano altri contenuti, iscriviti qui sotto e attiva la campanella per non perderti i prossimi contenuti. Ciao, alla prossima! I contenuti, i prossimi video.